adesso passiamo ad un altro argomento. Abbiamo qui con noi, lo presento subito, l'avvocato Denis Francesco Iannozzi del Foro di Roma, civilista e amministrativista. Parleremo di compravendite immobiliari, tema caldo peraltro vista la possibile riforma del catasto. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Un saluto a tutti i telespettatori. Allora, avvocato, una delle cose che i telespettatori si chiedono spesso è che cosa vuol dire fare un preliminare per fermare una casa, che obblighi comporta e soprattutto che tutele ci sono, avvocato? Allora, il contratto preliminare, che spesso viene chiamato appunto comunemente compromesso, è sostanzialmente un impegno a contrarre per cui le parti si obbligano reciprocamente a concludere la compravendita, che in termini giuridici prende il nome di contratto definitivo. Ovviamente il preliminare è un impegno giuridico che comporta diritti e oneri. Sotto il primo aspetto, quindi sotto l'aspetto dei diritti, le parti hanno la ragionevole certezza che la vendita si farà. Dall'altro lato però le parti hanno l'obbligo di rispettare l'impegno preso. Possiamo dire in termini semplici che con il contratto preliminare la parte promittente, ossia il futuro venditore, si obbliga a fare tutto ciò che sia necessario per poter giungere ad una compravendita valida ed efficace, senza alcun problema di sorta. Il promissario acquirente, invece, si obbliga in sostanza ad acquistare quel dato bene immobile, d'accordo con il venditore, entro un termine. Se ad esempio il venditore, dopo aver firmato il preliminare, trova un nuovo acquirente che offre una somma di denaro più elevata rispetto a quella appunto accordata, non potrà liberarsi unilateralmente dall'accordo precedente, quindi dal preliminare. Questa è l'utilità appunto del compromesso, del contratto preliminare. Cristallizza una trattativa, mette dei paletti per far sì che la serietà dell'impegno possa condurre ad un contratto di compravendita definitivo. Peraltro, mi permetto di aggiungere che il contratto preliminare può essere anche unilaterale. Che significa unilaterale? Vuol dire che produce l'obbligo di stipulare il contratto definitivo solo per una parte. L'altra parte non avrà quindi l'obbligo di stipulare e in questo caso di solito l'equilibrio contrattuale tra le parti viene assicurato mediante la previsione di un corrispettivo, cioè di un premio in favore ovviamente dell'unica parte che si è obbligata a stipulare. Ecco, avvocato, ma che cosa succede se una delle due parti non rispetta l'impegno preso col contratto preliminare? Di regola, nella prassi economico-giuridica, la tutela viene garantita dalla cosiddetta caparra confirmatoria, che sicuramente molti di voi avranno sentito, e in termini tecnici è denominata contratto reale di caparra. Che cos'è questa caparra? La caparra è una somma di denaro, o comunque una quantità di altre cose fungibili, che una parte consegna all'altra con l'accordo che nell'ipotesi di inadempimento contrattuale, chi ha consegnato il denaro, quindi chi ha consegnato il denaro inadempie, la parte che ha ricevuto la somma potrà recedere dal contratto trattenendola in maniera definitiva. Al contrario, in caso di inadempimento di chi? Della parte che ha ricevuto la caparra, sarà l'altra parte a poter recedere, avendo anche il diritto di esigere il doppio di quanto versato. In sostanza, quindi possiamo dire che la caparra è una somma di denaro che l'acquirente consegna al venditore a garanzia della serietà del contratto che si sta stipulando. Ad esempio il contratto preliminare, che obbliga a stipulare il definitivo. Nella prassi commerciale, di regola la caparra si aggira attorno al 5, massimo 10% del prezzo. Dunque, nel caso in cui l'acquirente, entro il termine pattuito, non voglia o non possa, per qualunque ragione, stipulare il definitivo, quindi il contratto finale di compravendita, il venditore potrà trattenere la caparra a titolo di risarcimento del danno. Se al contrario è il venditore che non può o non vuole concludere, dovrà restituire il doppio di quanto percepito. In sintesi, quindi per rispondere alla domanda sulle tutele, appunto in caso di inadempimento del preliminare, il contratto preliminare è senz'altro un importante vincolo giuridico volto a rendere le parti responsabili e pienamente consce dell'impegno in esso contenuto, allo scopo di arrivare poi a stipulare il definitivo, a maggior ragione se accompagnato dalla caparra. E comunque, a prescindere, questo è importante sottolinearlo, a prescindere dal versamento o meno della caparra, assieme alla sottoscrizione del preliminare, nel nostro ordinamento giuridico esiste una norma che è l'articolo 2932 del Codice Civile. Cosa ci dice questa norma? Ci dice molto semplicemente che se chi è obbligato a concludere un contratto non adempie,
la sua obbligazione, ossia non stipula poi il contratto definitivo, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal testo del contratto preliminare, può ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso. Quindi, cosa significa? Significa che esiste un'azione giudiziale ad hoc per poter ottenere in giudizio una sentenza costitutiva pronunciata dal giudice che prende il posto del contratto non concluso. In sostanza, nell'ipotesi in cui una delle parti si rifiuti di adempiere all'obbligazione in precedenza assunta di addivenire alla conclusione del contratto definitivo, il legislatore cosa ha fatto? Ha ritenuto di dettare un'esplicita norma in materia che tuteli appunto la parte che è rimasta appunto corretta e non ha inadempiuto. Discende dunque che l'obbligo di concludere un contratto è coercibile mediante un mezzo di esecuzione specifica. Questo che abbiamo detto, l'azione giudiziale per adempiere appunto a quanto ci si è obbligati, che si può ben definire azione di esecuzione specifica sui generis, perché l'esecuzione forzata dell'obbligo stesso, in quanto non sia stato adempiuto, non richiede l'intervento dell'organo esecutivo, perché di solito in un processo di esecuzione forzata serve appunto l'organo esecutivo, l'ufficiale giudiziario che faccia adempiere quanto prescritto. Invece in questo caso, qualora non si adempia un preliminare, basta il giudice dell'esecuzione, non serve il giudice dell'esecuzione. Basta il giudice della cognizione, quindi del primo grado, che produce appunto un mutamento giuridico e pone in essere con la sua sentenza un effetto specifico, cioè quello di dare vita ad un contratto, malgrado manchi il consenso di una delle parti, che è appunto la parte che non ha adempiuto il preliminare. Allora, abbiamo affrontato questo argomento oggi perché abbiamo detto in apertura che si sta parlando, il governo Draghi vorrebbe riformare il catasto e molti sono entrati in allarme, soprattutto le persone che vogliono acquistare una prima casa, no? E quindi devono sapere quali sono le stime catastali dell'immobile, se sono quelle oppure verranno cambiate. E l'avvocato Iannozzi ci ha spiegato nel preliminare che cosa vuol dire fermare una casa e che obblighi comporta e soprattutto che tutele ci sono. E poi se una delle parti non rispetta l'impegno preso con il contratto preliminare, a che cosa si va incontro? E questo è molto importante saperlo. A questo punto, la domanda che mi viene ancora per l'avvocato su un argomento che spesso genera confusione e deve essere chiarito da un esperto, che differenza c'è tra la registrazione e la trascrizione del preliminare? Sono due cose diverse o sono la stessa cosa? Spesso questo non risulta chiaro, avvocato. Allora, capisco che possa esserci confusione, che spesso c'è, ma devono essere tenute ben distinte le due cose e mai confuse. Magari spesso gli addetti ai lavori possono spiegarlo velocemente e qualcosa non viene colta al meglio. Quindi, innanzitutto, la registrazione del preliminare è un atto dovuto, di natura fiscale, ma con riflessi anche civilistici. Nonostante il preliminare sia una scrittura privata che non richiede appunto la presenza del notaio, va registrata all'Agenzia delle Entrate entro un anno, entro un certo termine dalla firma. La registrazione del compromesso serve a conferire al documento cosa? La data certa, cioè a fare in modo che nessuno possa contestare più il momento in cui il preliminare è stato sottoscritto. Nel momento della registrazione il richiedente dovrà pagare quindi l'imposta di registro. E bisogna stare molto attenti perché la mancata registrazione costituisce evasione fiscale, ma soprattutto rende il compromesso giuridicamente incerto perché appunto privo della data certa. La garanzia civilistica della data certa del documento consente appunto una certezza temporale che è molto importante in eventuali controversie giudiziali che possono magari nascere dopo la sottoscrizione dell'atto. La registrazione ci dà peraltro anche una certa garanzia circa la immodificabilità del testo del contratto. La registrazione può farla chiunque, quindi anche una delle parti che hanno sottoscritto il compromesso. In ogni caso, ovviamente, l'imposta pagata con il compromesso sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita. Veniamo invece ora al successivo adempimento, diverso dalla registrazione, ossia la trascrizione del compromesso nei pubblici registri immobiliari. Quindi è differente l'adempimento. A differenza della registrazione, che come detto è obbligatoria, ed ha natura fiscale, la trascrizione è facoltativa e ha un effetto per solo 3 anni, dopo i quali va rinnovata.
E a che cosa serve questa trascrizione del preliminare? Serve per garantire l'acquirente da eventuali frodi del venditore qualora questi prometta in vendita o venda del tutto l'immobile ad altre persone nonostante la firma di un precedente compromesso. Quindi la trascrizione serve per prevalere rispetto ad eventuali successivi acquirenti, consentendo a chi per prima ha trascritto il proprio compromesso di pretendere il bene da chiunque ne sia diventato successivamente titolare. Quindi, per fare un esempio, immaginiamo che una persona voglia vendere casa e perciò si metta d'accordo con il signor Tizio. Le parti firmano un preliminare e in forza di questo preliminare Tizio paga un sostanzioso anticipo. L'appuntamento dal notaio per la firma del contratto definitivo è di lì a 6 mesi per consentire magari all'acquirente di avere i soldi dalla banca che ha chiesto appunto eventualmente a mutuo. Nel frattempo però il venditore trova un'altra persona, cioè il signor Caio, interessata all'acquisto e dopo aver firmato anche con quest'ultima un altro compromesso, glielo vende nel giro di una settimana. In tal caso, se Tizio, quindi il primo, ha trascritto il proprio compromesso, prevale su Caio e quindi può pretendere ugualmente la casa da Caio. Non solo, la trascrizione del compromesso serve al signor Tizio per prevalere anche su eventuali ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione sull'immobile, e uguale vale per i pignoramenti. La trascrizione è un atto che ha un costo, appunto non è obbligatorio, e ci si ricorre solo quando non si ha quindi particolare fiducia sul venditore o quando il venditore è un'impresa che magari è a rischio di eventuali pignoramenti o ipoteche. La registrazione, abbiamo visto, atto fiscale, agenzia delle entrate. Come si fa invece la trascrizione del compromesso? Attenzione, perché per la trascrizione è necessario che il compromesso sia fatto dal notaio, o almeno che le firme delle parti siano da quest'ultimo autenticate, cosa che non serve per la registrazione, che invece può farla chiunque. Difatti, i compromessi che siano trascrivibili sono quelli stipulati davanti a un notaio, oppure le cui firme siano autenticate da un notaio. E quindi di solito quando si rivolge al professionista, al notaio, è il notaio stesso a trascrivere il compromesso, recandosi all'ufficio dei registri immobiliari presentando quindi la nota di trascrizione. Quindi con questo spero di essere stato chiaro sulla distinzione tra la registrazione e la trascrizione. Tocco un tema di cui si sente spesso parlare. Cos'è il contratto preliminare ad effetti anticipati? Mi sente, avvocato? Sì, è una particolare forma di contratto preliminare, appunto preliminare di compravendita immobiliare, ed è una forma più diffusa oggi rispetto al passato. E con questa tipologia di contratto le parti stabiliscono fin dal momento della stipulazione del preliminare di anticipare alcuni degli effetti propri del contratto definitivo. Quindi con il contratto preliminare ad effetti anticipati il promittente venditore ed il promissario acquirente non si limitano soltanto all'assunzione reciproca dell'obbligo di concludere un futuro contratto, ma anticipano parte delle prestazioni normalmente connesse al definitivo di compravendita. Si anticipano pertanto la consegna del bene oppure il pagamento del prezzo, oppure entrambe. Ovviamente il pagamento del prezzo che si può anticipare anche in forma parziale. Può succedere infatti che il promissario acquirente chieda la consegna delle chiavi dell'immobile il giorno stesso del preliminare, per poter disporre del bene ancor prima che si realizzi l'effetto traslativo della compravendita. Il promissario acquirente viene così immesso anticipatamente nella disponibilità materiale dell'immobile e il venditore però resta proprietario del bene fino al rogito notarile, data in cui avverrà il saldo del prezzo e il passaggio della proprietà. Con il preliminare ad effetti anticipati, tutti gli oneri fiscali risultano a carico del venditore. Quindi si pensi alle imposte come IMU, TASI, ora sono insieme IMU e TASI, la TARI, che gravano sul titolare del diritto di proprietà. Le imposte relative al trasferimento dell'immobile come l'IVA o le imposte di registro si applicano invece al momento del rogito notarile. Un altro svantaggio che si deve sottolineare per il venditore è la necessità di adire l'autorità giudiziaria in caso di risoluzione del contratto o di recesso per poter recuperare la disponibilità della casa, nell'evenienza appunto che la controparte. Abbiamo un problema con il collegamento, riprendiamo subito. E peraltro
Eccolo, mi I costi sente di commissione avvocato? immobile sono a carico del venditore. Eccoci. Allora, ci può spiegare, avvocato, in parole semplici cos'è un'ipoteca e che effetti ha sulla casa che si vuole acquistare? Prima di vendere un immobile, il professionista incaricato, quindi di regola il notaio, deve effettuare delle visure. Non solo le visure necessarie a verificare che l'immobile sia effettivamente di chi lo sta vendendo, non solo le misure catastali, ma anche infine le misure ipotecarie per controllare la sussistenza di ipoteca o meno sull'immobile da vendere. E che cos'è l'ipoteca? L'ipoteca è un diritto in forza del quale l'immobile viene posto a garanzia del pagamento di un debito, quindi normalmente un mutuo. Per cui, in caso di mancato adempimento, il creditore potrà aggredire giuridicamente l'immobile, ignorandolo, vendendolo all'asta e soddisfandosi sul ricavato. L'ipoteca, quindi, che cos'è? È un cosiddetto diritto reale di garanzia, perché tramite del debitore gravato da questo diritto reale di ipoteca si garantisce al creditore il pagamento della somma dovuta. È facile quindi intuire come la libertà da ipoteche sia una delle principali garanzie che è necessario fornire all'acquirente al momento della stipula, per cui si deve avere la certezza che il suo acquisto non sarà pregiudicato da ragioni dei creditori del suo venditore che avranno iscritto ipoteca. Bisogna sempre accertarsi dell'esistenza o meno di questi pesanti vincoli ipotecari. In Italia vige il sistema dei registri immobiliari, la cosiddetta conservatoria che oggi è presso l'Agenzia delle Entrate. Sistema per cui è possibile conoscere le vicende giuridiche delle persone e degli immobili, tra cui per questi ultimi le ipoteche. E preciso brevemente che si tratta di un ente diverso dal catasto, anche se è in atto un lento processo di unificazione, ma ancora molto lontano. Ad oggi, quindi, i registri immobiliari hanno la funzione di assicurare la regolarità giuridica delle transazioni immobiliari. Il catasto, invece, assolve quasi esclusivamente a scopi fiscali. Ecco perché questi giorni si sta parlando appunto di riforma del catasto che potrebbe comportare un aumento delle imposte. Perché il catasto, e quindi quanto deriva, quanto conosciamo dal catasto, i dati catastali, servono per calcolare poi imposte quali IMU, TASI, TARI e così via. Detto così può sembrare una cosa banale, ma banale non lo è. Infatti, non tutti i soggetti sono abilitati a modificare i dati nei registri immobiliari, ma solo i pubblici ufficiali. Per questo noi dobbiamo recarci da un notaio per poter effettuare una compravendita. Proprio per garantire che tutto si svolga nella piena regolarità e sotto costante controllo di un soggetto, cioè il conservatore dei registri immobiliari, che prima di effettuare le modifiche valuta attentamente la regolarità di quanto presentato. Infatti, permettere a chiunque di inserire o modificare informazioni in questo ente avrebbe effetti devastanti sul sistema e soprattutto sulla sicurezza degli acquisti. Non avendosi più alcuna certezza di acquistare un immobile libero da cosa? Da ipoteche, da problemi su eredità, da donazioni pregresse, usufrutti, eccetera. Quindi leggere e capire le risultanze dei registri immobiliari è una parte importante del professionista, sia esso un avvocato, un notaio, un'agenzia, che deve capire come si presenta la realtà giuridica dei fatti per poter risolvere eventualmente le incongruenze. Anche qui magari può sembrare banale, ma le situazioni sono spesso complesse, con diritti che si incrociano. Ci sono usufrutti, convenzioni urbanistiche, servitù, vincoli paesaggistici, eccetera. Naturalmente tutte le risultanze dei registri immobiliari, quindi ipoteche, usufrutti, eccetera, sono complesse da comprendere per i non addetti ai lavori, quindi occorre sempre rivolgersi a un avvocato o un notaio prima di essere sicuri di voler comprare un immobile gravato da determinati diritti e oneri risultanti dai registri. Per questo è necessario che questi dati non vengano presi, diciamo, sotto gamba da chi vuole acquistare un immobile. Allora, avvocato, se invece viene scritto un'ipoteca tra il preliminare, ossia quando si ferma la casa, e il rogito, che cosa succede? E la situazione che ha descritto, per fortuna, è poco frequente, però non si tratta di una rarità assoluta. Abbiamo detto infatti che il notaio effettua i controlli sulla situazione giuridica dell'immobile e offre la garanzia, per esempio alla banca dell'acquirente in caso di mutuo, che l'immobile sia libero da vincoli e ipoteche. Se per caso dovesse venire iscritta ipoteca sugli immobili per altri debiti magari del venditore dopo il preliminare, io, in qualità di professionista, consiglio assolutamente di bloccare la vendita e il notaio, quale professionista e pubblico ufficiale, avrebbe il dovere di bloccare la vendita, informando le parti sulla situazione, considerando ovviamente anche il fatto che in caso di mutuo
Nessuna banca concederebbe il mutuo qualora ci fosse l'iscrizione di un'ipoteca. Però bisogna chiedere una cosa. Acquistare un immobile ipotecato è assolutamente lecito e valido. Capita che parenti o amici acquistino comunque il bene per fornire una liquidità al figlio, al fratello, ma ovviamente nessuno lo farebbe mai se non avesse la garanzia che il debitore salderà il proprio debito, altrimenti si vedrebbe sottratto il bene su cui è iscritta l'ipoteca. Quindi se Certo, capitasse un caso simile, potremmo rientrare ovviamente certo. nella violazione degli obblighi derivanti dal preliminare e quindi sulla restituzione del doppio della caparra a titolo di risarcimento del danno, qualora appunto tra preliminare e rogito definitivo si riscontrasse l'iscrizione di un'ipoteca medio tempore. Senta, avvocato, siamo in chiusura, ancora una manciata di secondi, potevo chiudere, il tempo è tiranno. Allora, un'ultima domanda a flash. Le spese condominiali, se sono insolute il giorno del rogito, che bisogna fare? Cercherò allora di essere molto veloce. In questo caso la legge pone il vincolo di solidarietà tra venditore e acquirente. Che vuol dire? Questo significa che se l'amministratore di condominio richiede il denaro al venditore e questo non paga, li potrà chiedere all'acquirente dell'immobile, il quale a sua volta avrà diritto di essere rimborsato dal venditore. Quindi di regola il venditore dovrebbe pagare fino al giorno del rogito tutte le spese condominiali e da lì in poi subentra appunto l'acquirente. Tuttavia è possibile, attenzione, qualsiasi patto tra le parti, qualsiasi patto contrario rispetto alla legge, preso di comune accordo tra le parti. Quindi ci si può accordare in qualsiasi modo per far sì che appunto ci sia una divisione di oneri condominiali tra chi acquista e tra chi vende. Magari chi acquista vuole l'immobile a tutti i costi e si accollerà tutte le spese condominiali. La cosa migliore quindi qual è? Molto probabilmente, prima appunto di addivenire al contratto definitivo, è chiedere all'amministratore di condominio di scrivere un documento in cui dichiari che alla data del rogito, alla data del contratto definitivo, nulla è dovuto. Il problema però è che spesso molti condomini, specialmente quelli piccoli, non hanno amministratori professionisti a cui fare riferimento. E quindi Certo. su questo punto possiamo dire che si rientra più che altro nel lavoro del buon agente immobiliare. Infatti occorre Certo. informare sulla situazione del condominio, sia per quel che riguarda le spese ordinarie, una voce che tra l'altro al giorno d'oggi influenza molto la scelta di un immobile, sia per eventuali oneri insoluti, così che le parti possano accordarsi sia per quanto riguarda le spese straordinarie che per quelle ordinarie, e quelle straordinarie in particolar modo ovviamente quelle deliberate prima della vendita. All'avvocato quindi spetta il compito di consigliare e tradurre in termini giuridici un eventuale accordo sulle spese condominiali che potrà poi essere riportato dal notaio nel testo del contratto definitivo di compravendita, assicurandosi che tutti siano pienamente consapevoli degli oneri soluti e ancora da pagare. Bene, avvocato, io la ringrazio, il tempo a nostra disposizione è concluso. Ringraziamo l'avvocato Denis Francesco Iannozzi, civilista ed amministrativista, scusate. Si conclude qui mattina con noi, grazie alla stupenda regia, come al solito, di Manuel Mazzei. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito da casa e ci avete tenuto compagnia. Io vi aspetto sabato e domenica con Rotocalco in diretta dalle 18 alle 20. E poi di nuovo mattina con noi, ci sono le altre colleghe, ma i miei giorni sono il martedì e il venerdì, quindi sempre dalle 11 alle 12, mattina con noi tutta la settimana, i miei giorni sono martedì e venerdì, quindi vi aspetto anche per mattina con voi, ma non mancate a Rotocalco, Rotocalco sabato e domenica in diretta dalle 18 alle 20. Roberta Feliziani vi saluta, continuate con i programmi di Cusano Italia TV, tanta informazione e tante cose da sapere. Grazie ancora Manuel Mazzei, arrivederci.